Franco Di Biasi, eccoci qua al comune di Agropoli. Buongiorno. Allora, momenti di grande tensione si vivono in paese. Io da più parti ho sollecitato l'amministrazione comunale, ma anche la maggioranza tutta, insieme col Presidente del Consiglio, a cambiare il regolamento del comune, perché si fa ostruzione a quella che è la macchina amministrativa della città con quelle che sono le interrogazioni. A nostro avviso le interrogazioni, ma anche ad altra gente che ci sollecita, andrebbero poste dopo il comune ordine del giorno. Ma questa è un'osservazione che facemmo anche nella passata legislatura. Se non ricordo male la propose all'epoca Michele Pizza. Ha recepito questa cosa il Presidente del Consiglio, sono sicuro che se sarà possibile magari ci ragioneremo e sarebbe anche opportuno spostarle a dopo. Quindi è una cosa che noi stiamo valutando, naturalmente il Presidente del Consiglio di cui ci fidiamo ciecamente controllerà se possibile. Sì, Presidente del Consiglio che negli ultimi giorni, negli ultimi tempi è finito nell'occhio del ciclone, perché sembra che soprattutto nello scorso Consiglio Comunale si sta dunque si è favorito un po' il grillino, cioè è stata tolta la parola al sindaco, è stata data più forte al grillino in barba ad ogni regolamento comunale. Guarda, forse sulle parole di troppo hai ragione, io però penso che giustamente il Presidente del Consiglio cerca di mantenere un equilibrio, forse anche troppo, e dare più possibilità all'opposizione per non far sembrare a tutti quello che dicono ingiustamente di questa amministrazione. Noi siamo stati sempre un'amministrazione disponibile al confronto, al dialogo, che sia però corretto e non vada a finire nelle offese personali, a prescindere da tutto, perché qua nessuno dice che è perfetto, che nessuno ha il Vangelo in mano, però non è giusto attaccare questa maggioranza o una singola persona a prescindere, perché siamo maggioranza. Non esiste l'impressione che il consigliere comunale Caccamo, alla vista delle telecamere, alla cracca che si porta dietro, dunque scatena argomenti che non servono per la crescita della città e che il Presidente del Consiglio porta all'attenzione del Consiglio Comunale, obbligato qual è appunto, e si ostacolano i veri problemi della città. Cioè questo è un fatto su cui l'opinione pubblica sta dicendo di tutto e di più. Cioè non possiamo sopportare il grillino Caccamo che viene a fare il teatro in Consiglio Comunale. Naturalmente io parlo in generale, non mi voglio riferire a una singola persona. Certo è che molte volte sono chiacchiere da bar, appunto si approfitta delle telecamere, di qualche persona, per dire cose che poi non c'entrano niente con l'interrogazione stessa o con i punti all'ordine del giorno. E molto bene fa invece il Presidente del Consiglio più volte comunque richiamare i consiglieri nel seguire giustamente l'ordine previsto. Il discorso è semplice, abbiamo visto un po' la forza dei grillini, anche se penso che qui si accentua molto molto di più, cioè fissarsi su persone o su cose senza nessun motivo, senza nessuna cosa, cioè, se vogliamo parlare di cose dove ci sono state procure che hanno fatto giustamente il proprio lavoro, in maniera molto accurata, e hanno detto che è sempre tutto a posto, perché la cosa strana è che il comune di Agropoli, soprattutto nei 10 anni precedenti, abbia fatto tante cose che un'amministrazione pubblica difficilmente ha fatto nella storia. Qualsiasi, io sfido chiunque a trovare un altro ente che abbia fatto tutto quello che ha fatto il comune di Agropoli negli ultimi 10 anni. Muovere 100 e passa milioni di euro in opere pubbliche, in tante cose, penso che le città più importanti, naturalmente quelle giuste proporzioni, stiamo parlando di una cittadina di 22.000 abitanti,
Non penso che app in Italia l'abbiano fatto. Aperta una parentesi e subito chiusa, la cittadinanza sta dando un po' in tensione la settimana scorsa per le tue condizioni di salute, vuoi rassicurare un po' tutti quanti? Sì, stiamo benissimo, ci vuole ben altro per mettermi... Tra l'altro hai avuto modo di elogiare l'ospedale di Acropoli. Sì, ho avuto modo di elogiare... Però è chiuso l'ospedale. No, guarda, io ti dico la verità, certamente deve essere una lotta che noi... Anzi, questa mi fa piacere, forse è la cosa più bella che si possa dire. Io sono stato ricoverato martedì presso l'ospedale di Acropoli. Certamente sono arrivato con codice giallo, quindi noi sappiamo che non tutti i codici sono possono essere ricevuti presso il comune di Acropoli. Però l'attenzione, tutto quello che si poteva fare veramente è stato fatto in maniera professionale, veloce. Peraltro ho trovato tantissime persone competenti, dall'inserviente all'infermiere e soprattutto poi medici e primari. Naturalmente ho dovuto fare le radiografie che abbiamo fatto subito, la TAC con le relative analisi poi... Cioè, quindi hanno fatto la TAC qui? Sì, hanno fatto la TAC, tutto ciò che... in maniera velocissima e molto, ripeto, molto professionale. Naturalmente poi ho dovuto fare, ahimè, anche le risonanze magnetiche, mi hanno trasportato a Vallo, però posso dire che quello che ci sta funziona bene. Certo è che abbiamo il problema dell'orario, alle ore 20, certo è che a noi hanno promesso e devono mantenere le loro promesse, hanno promesso dei sali operatori, il cardiologo, il rianimatore, e tutti gli altri servizi per avere un pronto soccorso di alto livello. Cioè, il sindaco Coppola diceva che il tempo scade a giugno. Sono perfettamente d'accordo, non possiamo andare oltre, dobbiamo farci sentire dopo giugno, perché oggi io posso garantire che né Franco Alfieri né il sindaco Adamo Coppola e penso anche tanti altri consiglieri comunali e assessori, compreso me, puntualmente spendiamo una telefonata al giorno a chi di competenza per parlare dell'ospedale di Acropoli. È una cosa che ci preme a tutti, ognuno di noi ha un familiare caro, un figlio, un padre, un fratello, una moglie. Figuratevi se vogliamo rischiare sulla salute dei nostri cari. Non dovrebbe essere per tutti, però per i nostri cari. Certo, è chiaro. Il sindaco, ex sindaco Alfieri, è tornato capo staff di De Luca. Sì, è tornato tutto alla normalità praticamente. Tornato alla normalità, è tornato in un ruolo che gli compete. Mi è dispiaciuto molto leggere commenti di altra stampa in cui si parlava del trovare lavoro. Io voglio ricordare a tutti che Franco Alfieri, quello che ha sempre fatto, se l'è meritato sul campo. Stiamo parlando di gran lunga della persona che più di tutti negli ultimi 15 anni ha modificato ed è stato presente nel territorio in maniera forte. Non penso ci siano stati altri politici locali che hanno fatto le stesse cose di Franco. Voglio ricordare a questi amici che Franco Alfieri stava in maniera gratuita allo staff, come capo staff della segreteria di De Luca, e ci è tornato in maniera gratuita, mentre c'erano persone che prendevano circa 150.000 euro all'anno. Cioè, non sottolineiamo solo il fatto... Non sarebbe giusto nemmeno che lui vada da lì in maniera gratuita. Non è giusto neanche questo, però a volte se è facile parlare di un presidente della Camera che guadagna comunque 150.000 euro all'anno, perdonate, minimo, e rinuncia a un'altra indennità, e non parliamo di chi opera gratis. E chi nel passato, quando ancora era assessore provinciale, ha rifiutato l'indennità di sindaco di Acropoli, questo qua si dimentica. Franco Alfieri ha anticipato il nostro nuovo presidente della Camera di 10 anni e più. Un nuovo presidente molto amico di Pecoraro Scanio. Per quanto riguarda invece le ultime misure che l'amministrazione ha adottato, misura di natura turistica finalmente, oseremmo dire, parcheggio a pagamento sull'Andolfi, io rifarei il campo sportivo, ma al di là di questo, al di là della mia... Vabbè, è stata una battaglia da non diciamo opinioni vecchie,
voglio dire, è giusto che d'estate lì ci sia il pagamento, è giusto che i nostri siti storici siano a pagamento ed è giusto soprattutto che si paga la tassa di soggiorno. Quindi questo è un indirizzo turistico che la città sta dando. Sì, si sta dando e dobbiamo certamente migliorare tanto, dare più servizi. Non condivido tutto questo casino, questo caos per il parcheggio Landolfi a pagamento. Se fatto in maniera seria, con anche le adeguate strisce bianche, non ne vedo proprio. Vabbè, ma sono i soliti noti, quelli che sono adepti allo scottismo in questa città. Spesso vado a Santa Maria di Castellabate, parcheggio sotto il comune, pago il triplo di quando si paga ad Agropoli. Da 3 anni vado a mangiare una pizza in costiera, ma che pago 5 euro all'ora. Cioè, non vedo. Certo è che noi dobbiamo, con questi soldi in più, garantire ulteriori servizi alla nostra città, perché la tassa di soggiorno deve essere utilizzata solo e esclusivamente per ampliare, e quindi ripeto la parola ampliare, i servizi ad Agropoli. Noi abbiamo garantito quelli che già c'erano in passato, con la tassa di soggiorno faremo ulteriori cose in più. La stessa cosa che dove noi, se noi ricaviamo in più dalle strisce blu, dobbiamo investirle per migliorare determinati servizi. Io spero che siano sempre su o la manutenzione o il turismo, perché dobbiamo dare un'onda chiara, precisa, che però deve puntare sul turismo in maniera forte, determinata, seria, con i controlli, con tutto ciò che serve. Ecco Franco, questa notte c'è stato un incidente stradale, sono stati coinvolti 7 ragazzi di Agropoli, 3 dei quali, notizie che giungono, sono anche in prognosi riservata, ma speriamo che la prognosi possa sciogliere al più presto. Perché in quella strada, come in via Pio Decimo, come sul lungomare, come al porto, si corre. Questa cosa non la dimentichiamo, cioè la gente corre. Certo, tu mi dicevi che colpa l'amministrazione, che colpa hanno gli amministratori. Bisogna mettere un freno, bisogna dare un deterrente, bisogna far sì che le forze dell'ordine possano operare al meglio continuamente. Allora, io parto da un... naturalmente, prima di tutto speriamo che i 3 ragazzi si rendano il prima possibile. Io sono stato con il comandante dei carabinieri, che mi ha spiegato un po' la dinamica e quello che è successo. E quindi la prima cosa è che i ragazzi si... Non facciamo nomi perché per la privacy. Il discorso è molto semplice. Vedi, quando si dice di puntare sul turismo, dobbiamo parlare anche di questo, che la sicurezza stradale, secondo me, più che sicurezza stradale, civiltà stradale degli automobilisti deve essere controllata, deve essere messa sotto occhio di ingrandimento dalle forze dell'ordine tutta, e anche, se dove è possibile, da sistemi informatici che adesso sono disponibili. Io ho fatto il pendolare, questo lo dimentica qualche amico mio collega, per oltre 15 anni, faccio ancora il pendolare. E sottendo la mattina, quando prendo la macchina, perché gli autovelox sono ormai in ogni punto, e diventa un problema sia economico e sia anche però di sicurezza, soprattutto la sicurezza. E noi, Sergio, abbiamo messo l'autovelox sulla sua strada, e gli attacchi infiniti, cioè che guarda. Sicuramente il verbale, la cosa dà fastidio a tutti, perché sono soldi, ma qua stiamo parlando di sicurezza, stiamo parlando di una strada che fino a 5 anni fa, ci sono gli articoli di giornale, veniva definita la strada della morte. Sì, quello autovelox è stato un deterrente straordinario. Perché io non vado a guardare gli incidenti che sono stati negli ultimi anni, da quando c'è stato l'autovelox, e faccio differenza con gli anni precedenti? Questo è quello che noi ci dobbiamo domandare. Certamente va segnalato prima, tutte sulle cose legittime e giuste. Noi dobbiamo fare le dovute correzioni. Però andare a parlare della Dovelox in maniera, mi sembra alquanto scorretta.
Io sono del parere che gli autovelox vanno messi su via Bevese, su via Belvedere, giù al porto, la strada di Trentova, cioè li metterei ovunque. Però qui nel territorio comunale non, però, si, possono, non però, si possono mettere. Però non si possono mettere. Allora dobbiamo studiare qualcosa di serio per evitare tutto ciò e intervenire anche purtroppo anche economicamente nella tasca delle persone, perché secondo me sono così, perché noi siamo i primi scostumati, siamo tutti quanti noi, siamo abituati a parcheggiare in seconda fila, a correre a San Marco a 150 all'ora alla notte, e non sono cose, e non possiamo pretendere che i vigili urbani o i carabinieri siano su tutti i posti contemporaneamente. L'Acropoli ormai è diventato un territorio vastissimo. Il problema della sicurezza è un problema gravissimo. Noi dobbiamo puntare molto sulla sicurezza, questo è, su questo bisogna confrontarsi e vedere, anche se io sono stato, dicevo prima, con il comandante dei carabinieri, mi parlava di Acropoli, 12 furti dall'inizio 2018. Stiamo parlando comunque di numeri adesso, però, perché nel 2017 le case sono state svuotate, sì, ad Acropoli. Molto dipende anche dai periodi che si fanno. Quindi sicuramente da gennaio ad aprile, ormai siamo ad aprile, non è un periodo di altissimo picco, però certamente noi dobbiamo curare anche questo per far sì che poi non diventi un cancro, dobbiamo intervenire subito insieme con le forze dell'ordine tutte, e noi già ci siamo visti più volte dove si cerca una soluzione. Certo, noi dobbiamo intervenire, io sono uno di quelli che interviene puntualmente se in piazza vedo qualcosa che non va. La statistica va sicuramente fatta. Fino al 9 febbraio del 2014 c'erano stati in quel posto dove avete messo l'autovelox 10 morti in 400 metri, 500 metri. Dal 2014, dove, quando ci furono i 4 morti, il 9 febbraio 2014, morti non ce ne sono stati più, tranne uno di infarto, però ha avuto un infarto qualche settimana fa, qualche mese fa. Quindi in pratica questi sono i numeri importanti, i numeri, però il problema è che voi sull'autovelox avete ceduto alle pressioni di gente, di avvocaticci che vanno facendo cause, di persone che hanno protestato, di giudici che hanno avuto verbali, e così. La pressione è stata troppo forte. È stata, non però è vero, Sergio Bettoni, noi non abbiamo l'autovelox, non c'è più l'altro, ma quello giustamente andava fatto un nuovo, che però stiamo risolvendo, e poi quindi rimetteremo l'autovelox, perché è fondamentale, ma certamente che va rimesso, secondo me anche in più punti. Sono d'accordo su questo, e non scherziamo su queste cose, le telecamere, io parlo di questioni, voglio tornare all'avvocato, io vorrei sapere quando è pratica fatta e quando si è pagato per ogni pratica. E quando ne ha vinte? Vinte e perse soprattutto, se si è pagato. Perché se io mi faccio una crack session di quelle e parlo di legittimità o cose, se perdo la causa, i soldi ce li dovrei rimettere io. Se sbaglio sono disposto a pagare, come faccio da 15 anni nel mio lavoro, ho dovuto firmare un contrattino dove se io sbaglio un ordine, sbaglio una cosa, la società me li fa rimettere a me. In 20 anni, ringraziando a Dio, non ho mai sbagliato. Franco, le telecamere potrebbero essere un deterrente alla sicurezza. Le telecamere, condivido, questo ne abbiamo parlato con te, scusa se ti ho anticipato. Le telecamere sono un aspetto importantissimo per il comune di Acropoli. Adesso ne funzionano tutte tranne 35 su 40, okay. Dove questo è a mercoledì o giovedì, per essere preciso, non so se nel frattempo la manutenzione è intervenuta. Certamente che devono essere migliorate ancora, perché grazie alle telecamere possiamo sostituire la mancanza delle forze dell'ordine, che giustamente non possono essere presenti dappertutto, in più posti. Ecco, per quanto concerne la situazione relativa alle isole pedonali, voglio dire, le isole pedonali sono invase da noi cittadini continuamente, H24, là ci vogliono le telecamere. Allora, le telecamere funzionano, per esempio in piazza. Ma non arrivano non sempre, ma arrivano, e noi dobbiamo fare in modo di migliorare al massimo questi servizi. Io non mi voglio nascondere dietro un dito,
Cioè, sarebbe da assurdo negare le evidenze e difendere l'indifendibile, non sono abituato a questo. Allora, noi abbiamo tante cose che dobbiamo migliorare. Il primo passo è stato fatto precedentemente, adesso bisogna intervenire seriamente per garantire la sicurezza a tutti i cittadini di Agro e dare un servizio in più. Quindi non se ne, dobbiamo essere bravi a trovare l'area ancora di più le risorse finanziarie per garantire il servizio delle telecamere 24 su 24. Ecco, volevo dirti, Franco, soprattutto Piazza Vittorio Veneto, Malandrino di Forza Italia afferma che in pratica ci sta ci bisognerebbe aprire. No, bisognerebbe aprire. Il sindaco ha già detto di no. La crisi del commercio, i commercianti, però l'invasione ieri il camion della Butan Gas. Andava a tutta velocità lì in mezzo, i padri portavano i figli, li prendevano in braccio. Cioè anche questa gentaglia che guida in questo modo. Partiamo, ti rispondo in più. Pure io sono d'accordo a non riaprire la piazza, parto da questo presupposto, perché io ci sono nato, l'altro lo sai benissimo, quindi la mia famiglia, magari mio padre e mia madre, non sono in questo momento tanto d'accordo, perché sarebbe una convenienza per loro di Che loro avere vogliono aprire. la piazza. Però io penso che la piazza non vada riaperta va gestita meglio, ci si deve lavorare meglio. Per le attività commerciali bisogna fare molto di più. Questo è poco ma sicuro. Io penso che, mo c'è stato dopo pochi giorni con incontro, qui per motivi di salute non sono potuto andare, però delle soluzioni le stiamo trovando. Bisogna andare incontro alle attività commerciali, non solo in piazza, ma io parlo in tutta Agropoli, perché oggi come oggi un ragazzo, un giovane che apre un'attività ad Agropoli, secondo me è un eroe, perché è un ulteriore tentativo di un giovane per restare nella propria terra, per non andarsene via. E sapendo che oggi come oggi, non al 50%, ma all'80% è fallimentare, perché se chiudono e hanno tanti problemi di attività commerciali, per qualcuno è un segno, quindi sai di rischiare molto. Questa è la verità, e noi dobbiamo andargli incontro, trovare i mezzi per agevolare la loro attività. Ciro De Cesare, simpaticissimo Ciro De Cesare, li ha un po' attaccati attraverso una TV spazzatura, non una TV spazzatura, un giornalismo spazzatura, una TV molto seria, che praticamente dà voce soltanto ad altri. Tu sei stato attaccato, però. Sono stato attaccato, mi sembra strano che io sono stato invitato in quella trasmissione dopo che mi permisi di dire a un giornalista, peraltro grande amico, di essere stato poco obiettivo su una partita, poco obiettivo perché? Perché quella partita non è stata ripresa da nessuna televisione, non ci sono state quindi le immagini, lui non era presente alla partita e mi fa una descrizione della partita sul sentito dire. Io penso che uno per fare il proprio mestiere, per farlo in una maniera migliore, si deve accertare certe cose. In quel Alfonso settore Stile fa una grande dove. Non mi televisione. riferisco No, no, a loro, fa una io grande sono. televisione, però sullo sport è un po' troppo spazzatura, però perché ci sono degli elementi che onestamente proprio parlano per sentito dire, vogliono fare casino, vogliono fare audience dicendo bugie e fesserie. Questo, Io francamente, su questo non lo voglio dire perché ce l'ho lo stato una dico volta, io. non ho avuto grandi rapporti, cioè non, io mi sarei aspettato da loro prima una telefonata magari per chiedere anche dal mio punto di vista. Allora, Ciro De Cesare è un grande amico, una persona squisita, una di quelle persone di cuore, ma veramente, veramente una gran brava persona. Ciro De Cesare è un grandissimo allenatore, nonostante, come ha detto lui, inesperto, perché è stata la sua prima vera esperienza. Un grandissimo allenatore, un grande lavoratore, però dimentica di dire una cosa, che secondo me purtroppo nel calcio comandano i risultati. E comunque, vuoi o non vuoi,
una squadra che sta a più 7 e va a meno 8, qualche dubbio sulla dirigenza, cioè, se la deve fare, e quindi può anche scegliere di prendere una decisione. Si dimentica, e in trasmissione lì l'hanno dimenticato, che la settimana di prima anche a meno 8 stava la squadra, ma Giro De Cesare non è stato mandato via. Quando si è pareggiato con San Daniello, quindi molto prima della squadra, ok, non è stato mandato via. San Daniello ultimo in classifica, tutte che sappiamo che ha perso con tutto rispetto per San Daniello, naturalmente, non è stato mandato via. Ciro De Cesare si è giocato, secondo me, perché io che l'ho vissuta, a malincuore è stato mandato via dal presidente Puglisi e dal presidente Cerruti, perché oltre al lavoro professionale tra presidente e allenatore, si era creato un rispetto tra le persone. Ciro De Cesare fino all'ultimo non voleva essere mandato via. Secondo me a livello comportamentale se l'è giocato per tante cose precedenti, che è il suo modo di fare, di essere, quindi non lo voglio andare a contestare. Il problema, secondo me, mio modesto parere, è che subito dopo la partita che ha vinto per 3-1, la dirigenza è andata davanti allo spogliatoio, è stato 40 minuti sotto la pioggia e qualcuno è passato e non ha neanche salutato più volte la davanti. Potrebbe essere stata quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso, potrebbe, quindi è solo da un livello comportamentale. Poi se vogliamo anche negare che parte della squadra non lo seguiva più, non per demeriti suoi, voglio precisare, io sto dicendo che Ciro veramente è un grandissimo allenatore e avrà sicuramente un futuro brillante, però negare l'evidenza non va bene. Così come io ho letto un titolo di qualcuno, sempre riguardo quella televisione, Ciro De Cesare cacciato perché non metteva la formazione di Puglisi. Ciro De Cesare, ieri, perché io l'ho vista la trasmissione, ho sentito l'intervista, ha detto che Puglisi non si è mai permesso di dirgli la formazione. Quindi di che parliamo? Cioè, se uno viene, c'è stata una domanda chiara, qualcuno, il presidente Puglisi o qualcuno vi ha suggerito la formazione, mai nessuno se l'è permesso. E di che parliamo allora? Che si vuole creare ad arte? Sì, sì, quella spazzatura, quello è giornalismo spazzatura, quindi un giornalismo contro l'Agropoli. Non c'entra De Cesare, non c'entra niente. Vogliamo parlare dell'attacco a me di Ciro. Ciro, no, noi siamo legatissimi, quindi c'è una stima e un affetto. A me è sembrato strano questo attacco, però magari un momento di nervosismo è concesso tutto. Io, prima di tutto, non lavoro nel comune, come tu sai, ma sono un amministratore locale eletto da poco. Punto numero uno. Punto numero due. Con tutto il rispetto, ho fatto 12 anni, sono stato sempre bene o male nel mondo del calcio, ho fatto 12 anni il presidente di una squadra, sì, calcio C, ho fatto la mia gavetta, ho fatto 3 anni responsabile, il direttore del settore giovanile, dell'US Agropoli, e ho fatto un'avventura bellissima con la Reale Agropoli, in promozione sono stato il direttore generale. Fatti tutti questi passaggi, sono passato ad essere il direttore generale dell'US Agropoli, dove peraltro ho sempre precisato che sono stato un po' quel contabile della situazione. L'aspetto tecnico sportivo se la sono visti chi di competenza, c'era cioè un direttore sportivo, perché quando poi mi parla del direttore sportivo, caro Sergio, l'ha detto stesso lui, tutti i giocatori portati in ritiro li ha scelti giustamente il direttore sportivo, tutti lo stesso Pascuccio, perché poi le cose le dobbiamo dire tutte, lo stesso Di Deo era il primo della lista di Ciro De Cesare ad agosto. Quindi pure mi dispiace Simone, anche lui è un amico che non vuole parlare. Io non voglio rispondere con cattiveria, però lo devo dire, non nessuno in particolare, la nostra storia parla di noi, ci dice oggi chi siamo. Io faccio l'amministratore locale e continuo a farlo,
pulito, tranquillo. O per 20 anni sono stato un tecnico del Formex, una delle società più importanti che si occupa di amministrazione pubblica, e continuo a fare. La storia parla chiaro, la storia di qualcun altro non penso sia così pulita. Al di là di questo, anche l'attuale allenatore ha buttato al vento, alle ortiche, una vittoria del campionato che ci poteva ancora essere. Sì, a Solofra sono stati commessi degli errori. Guarda, non dovrei dirlo, pure io penso che ci sono stati degli errori. Però noi siamo una squadra, adesso mancano queste tre partite, dobbiamo viverle tutte quante insieme, stringerci, darci coraggio, dirci con forza ce la possiamo fare, sperando che, certo è che gli errori ci sono stati da parte di tutti, poi alla fine, perché penso che l'errore non viene mai da una singola persona. Torniamo all'amministrazione, ma il lungomare si chiude o no? Non parlate di strade alternative perché ce ne stanno due o tre. Però devono essere messe in condizioni serie le strade alternative, e questo diciamo che è il vero problema. Io penso che tutti i lungomari che si rispettano, in tutte le città d'Italia, al massimo sono in senso unico in entrata. Però correrebbero di più, ci sarebbero dei morti per terra. No, vabbè, però restringendo la carreggiata, o con eventuali sbarchi di traffico, con i rossi allungati, quelli previsti dalla legge, perché è bello fare entrare cose. Una parte io la chiuderei, effettivamente, perché penso che il lungomare di Agropoli meriti di essere vista anche a piedi, soprattutto a piedi, anche perché diciamo che la movida, secondo me, dei giovani bisogna spostarla più possibile su quella zona, naturalmente lasciando com'è, anzi rafforzando anche lì piazza della mercanzia, dove ci sono delle attività che fanno un lavoro eccezionale. Via Matilde Serrato, no, via Flavio Gioia, sarà messa la telecamera là col varco, sì, probabilmente. Sì. Per l'estate ci sarà. Penso proprio di sì. Per salvaguardare via Mazzini, piazza della mercanzia. Ma sempre l'educazione delle persone, è una cosa assurda, caro Sergio. Però lì il comune può fare cassa lì. Mettere la telecamera là dopo mezzanotte fino alle 3, telecamera, multa. Una macchina che passa di lì a mezzanotte alle 11 la sera con 1000 persone che ci passeggiano, perché purtroppo noi possiamo garantire il servizio con i vigili, l'abbiamo fatto fino a mezzanotte. Vuoi lanciare un messaggio alla cittadinanza alla fine di questa chiacchierata? Il messaggio è di essere fiduciosi, di collaborare il più possibile, di segnalarci il più possibile problematiche e anche i nostri errori. Io sono sempre stato a disposizione, come è tutta l'amministrazione, anzi, scusami, permettimi, un messaggio che voglio lanciare è di tranquillizzare un po' tutti. Questa è un'amministrazione fortissima, legatissima, che non ha nessun problema, vogliono dire quello, possono dire quello che voglio, ma non è in crisi, la porta non sta facendo delle... È in crisi, abbiamo una squadra di assessori fortissima, dove giustamente secondo me bisogna dare di più, perché magari se la gente continua a dirlo, vuol dire che noi qualche problema l'abbiamo avuto, qualche risposta non l'abbiamo dato, vuol dire che se la gente si aspetta di più da noi, noi dobbiamo fare in modo che ciò avvenga. Abbiamo degli assessori in gamba, anzi voglio dare un'ulteriore notizia, non so se avete notato, da stamattina abbiamo ripreso per la pulizia delle strade in maniera un po' più incisiva. I sacchi di immondizia sono in mezzo alla strada. No, perché... quello è un altro problema, poi se vogliamo possiamo anche per concludere. Allora, che non c'è benzina nei camion. No, non è vero, non è questo, è un altro tipo di problema. Però stavo dicendo, siamo sulla pulizia stradale, si sta intervenendo forte per garantire al meglio le festività pasquali. Hanno cominciato da circa un'ora e mezza la riparazione di tutti i fossi per Agropoli, perché finalmente il tempo ce lo permette. Naturalmente questo sarà provvisorio, perché a breve asfalteremo quasi tutto il territorio comunale. Certamente
ci saranno anche delle difficoltà, perché quando si va ad asfaltare una strada si creano dei disagi, però nel frattempo sistemiamo tutti i fossi. Per quanto riguarda la spazzatura, c'è stato un problemino con la IEA, che non riguarda qualcosa di economico, anche perché il comune di Agrovo è pagato marzo compreso tutto, marzo, il comune di Agrovo niente, ha pagato praticamente in anticipo. Però la Guardia di Finanza è venuta al comune di Agropoli. Quello è un problema della IEA. E lei lo so, diciamo che oggi non sono, però stanno ritirando ora. C'è stato un ritardo sulle buste dell'immondizia. Mi sembra di aver capito per una sorta di sciopero da parte dei dipendenti della IEA nei confronti della IEA stessa. L'ultima battuta: negli ultimi 15 anni, l'ho detto al sindaco, lo dico a te, l'ho detto all'assessore Benevento. Negli ultimi 15 anni l'unico esperimento vero per il ripascimento è stata la barriera emersa, però in questo comune di tutto si parla tranne che della barriera emersa. Benissimo. Guarda, avevamo dimenticato questa cosa, mi fa piacere. Io dopo sposato sono andato a vivere a Rita Azzurro, e Rita Azzurro la cosa che mi hanno chiesto di più era quella barriera di protezione per il litorale, perché praticamente c'era la strada che veniva mangiata e buttata a terra con la barriera emersa si è... No, non è... quella di 10 giorni fa, mi spiegava l'assessore Benevento, che poi abbiamo visto un po' le carte, quella di 10 giorni fa è stata la mareggiata più forte degli ultimi 20 anni, tant'è vero che Santa Maria, la Sassuolo, Lascea, Sa, Camerò, tutti quanti, ad Agropoli, quella strada che andava a mare prima, perché noi... Se non sbaglio nel 2012 l'abbiamo dovuta riprendere tre volte, non è stata toccata. Allora, come barriera a protezione del litorale ha funzionato alla grande. Certo è che ha creato dei problemi di altro tipo e noi piano piano stiamo cercando di risolvere. La differenza negli ultimi 2 anni comunque ci sta. Sì, però io mi riferivo al lungomare San Marco. La barriera emessa ci consegnò 50 metri di spiaggia. Sì. Dopo sommersa c'è stata un'altra volta, sì, la ridimensionamento. Voi state cercando di mettere la sabbia, che il mare si prese. Il ripascimento, l'esperimento è stato fatto 15 anni fa, barriera emersa, 50 metri di spiaggia, naturale. Perché non si fa? Gli esperti, non gli esperti, devono... Cioè, voglio dire, l'unico esperimento vero. Ma stiamo lavorando anche su questo, stiamo lavorando in maniera seria anche su questo. Io penso che questa, però, riusciremo a risolvere definitivamente. Non chiamate esperti, ingegneri che si prendono soldi, parcelle e tutto, e vi dicono che non si deve fare la barriera emessa. L'unico modo per fare la spiaggia è la barriera emessa, anche provvisori, di 2 anni, 1 anno e mezzo, si abbassa, avete la spiaggia, poi la rialzate quando c'è l'erosione. No, stiamo studiando su questo, è qua, e quindi volevo solo salutare tutti gli amici, e volevo garantire che l'amministrazione Coppola sta cominciando a giustamente, abbiamo avuto bisogno anche un po' di rodaggi, mi prendo le mie colpe, le nostre colpe. Adesso l'amministrazione Coppola riparte alla grande e faremo grandi cose. E l'invito invece a venire tutti quanti allo stadio Guadiglia per la prossima partita in casa con della Coppola contro la Palmese, che diventa una partita fondamentale per il proseguo del campionato. Ci vedremo poi fra qualche altro mese per la diretta. Grazie a Franco Di Biasi.